Anche confezionare può essere un'arte. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' diverso, sfondo diverso, inquadratura diversa. È un video fatto in fretta ed emergenza. Volevo condividere con voi un momento che ho pensato potesse interessarvi. Sto per confezionare una colomba pasquale, una di quelle che abbiamo fatto su Due Cuori Una Cappa. Vi lascio nell'info box il link al canale e ve lo lascio anche tra le schede le trovate dove c'è quella in sovraimpressione. Bene, siccome la confezionerò in maniera carina, ad arte, e allora ho pensato, perché non dare questo spunto anche ai ragazzi di Arte per te? Magari la vogliono fare e non sanno poi come regalarla in maniera garbata, in maniera pasquale, in maniera elegante. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come ho fatto. Ed eccoci qui pronti per impacchettare la nostra colomba. Oggi vi faccio vedere un metodo veramente d'effetto per impacchettare una colomba artigianale. Perché su Due Cuori Una Cappa vi abbiamo insegnato a fare le colombe, sia quella classica che quella al cioccolato, e qui invece vi faccio vedere come realizzare un pacchettino carino che possa accompagnare degnamente un prodotto artigianale, per dargli anche maggiore vigore dal punto di vista anche di regalo, no? E allora, cioè, in pratica, per non far pensare a chi lo regaliamo che gli stiamo facendo una cosa per risparmiare, ma anzi per fare vedere che gli stiamo facendo un regalo con quel quid in più, con quel qualcosa in più che altrimenti non avremmo potuto fare. Adesso vedrete su questo tavolo tante vecchie conoscenze di Arte per te. Io nella sezione schede vi allegherò tutti i link dove potrete trovare questi lavoretti. La sezione scheda la trovate dove c'è quella I, mi pare che sia più o meno qui, una I con un tondino. Cliccandoci sopra troverete tutti i video che vi sto dicendo di andare a vedere, ma parimenti troverete il link nel box informazioni. Allora, innanzitutto io farò accompagnare la mia colomba da questo bigliettino pasquale. Ve lo ricordate? Quello fatto con la foglia, il pulcino fatto con la foglia. Il video lo trovate cliccando qui. Per decorare userò i fiori di carta, sì, i fiori di carta che abbiamo fatto insieme. Non so se ve li ricordate, se non ve li ricordate, il video lo trovate qui. Adesso passiamo alla parte new entry. Ci occorrerà della colla a caldo e dello scotch, del nastro e delle raffie del colore che avremo scelto per accompagnare la nostra colomba, per confezionare la nostra colomba. Della carta pacchi e della carta riso. Questa è carta riso comprata, ma se voi volete crearla da soli, la vostra carta riso, vi ricordo che c'è il video su Arte per te. E indovinate dove lo trovate? Sempre qui, tra le schede, basta cliccare, si apriranno tutti i video e potrete trovare quello che fa per voi. Un paio di forbici. E poi ci occorrerà questa qui, la carta da fiorai, o l'acetato sottile. Quello che stropicciandolo fa questo rumore. Ci occorrerà in due momenti, per avvolgere la nostra colomba internamente ed esternamente. E naturalmente ci occorrerà anche la nostra colomba. Se volete sapere come l'ho fatta, correte su Due Cuori Una Cappa, il mio secondo canale che ho con Gabriele. Trovate il video sempre qui tra le schede, il video di questa e anche della colomba classica, ma nel box informazioni trovate il link per accedere al nostro secondo canale e vi aspettiamo iscritti anche là. Mi piace questo video perché è un video di raccordo tra tutte le cose che faccio, quindi dà un'idea, anche un senso compiuto a quelle che sono le cose create su Arte per te, su Due Cuori Una Cappa. I fogli di acetato sono molto grandi, 1 metro per 1,5 metro, mi pare. Noi adesso lo tagliamo uno a metà. State tranquilli perché sono anche per alimenti, cioè accertatevi che quello che comprate sia anche per alimenti, questo appunto lo è. Quindi cosa faccio? Prendo la mia colomba e la avvolgo appunto in questo foglio. Ben bene. Allora, se uno è spicciolino, già anche così potrebbe, se uno vuole andare alle spicce, già anche così potrebbe confezionarla, ma noi stiamo creando qualcosa di più d'effetto. Quindi prendiamo un pezzetto di scotch e poggiamolo lateralmente.
e anche piego in giù e anche naturalmente qui nella parte finale, quindi metto lo scotch con l'adesivo verso il basso e giro. Voilà, a questo punto la nostra colomba è bene assicurata sotto, possiamo procedere al confezionamento, quello più artistico, diciamo così. Prendiamo la nostra carta riso, per far stare ferma la carta riso lì dove la mettiamo, io metto un puntino di scotch qui, in modo che le aderisca, e così che io possa tirarla ben bene dall'altra parte facendo il giro. Voilà, quindi stendiamo il laterale e chiudiamo bene anche questo. E anche questo, come prima, però svoltiamolo verso il basso, quindi dopo averlo chiuso solleviamo e appiccichiamolo sotto, in modo che la parte superiore rimanga tutta bella pulita, diciamo così. Ok, fatto questo, adesso prendiamo la nostra carta patti, posizioniamo un rettangolo, posizioniamo la nostra colomba e mettiamola in maniera tale che lei sbordi più o meno tutta alla stessa altezza, quindi tagliamo i margini in maniera che tutti siano aderenti al bordo, e poi taglieremo questi spuntoni in più. Quindi voglio creare una sorta di rivestimento con la carta a patti. Allora cosa faccio? La arrotolo e poi la fisso dall'interno, cioè fisso le pieghe dall'interno. Vi faccio vedere meglio. Arrotolo, 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 poi distanzio e fisso dall'interno. Fatto questo con le forbici, andiamo a pareggiare il bordo. E poi, se volete, sfrangiatene tutta la parte superiore. Io voglio. Fatto ciò, quello che avrete sarà questa sorta di nido che accoglie la colomba in una carta un po' grezza, e mi va benissimo perché questo si vedrà attraverso adesso la carta che andremo a rimettere e che servirà come ulteriore protezione, ma anche per mantenere ulteriormente la fragranza della colomba. La avvolgo nel cellophane e la fisso. Ovviamente anche qui questo non vi posso dare le misure in centimetri, perché dipende molto dalla grandezza della vostra colomba, se da un chilo, da mezzo chilo, comunque voi regolatevi, fogli di acetato, con un foglio ci fate comunque tutto, al limite vi rimane. Fisso sotto un punto, come vedete io lavoro sempre sulla parte inferiore, fisso sotto un punto, tiro, ok, in modo che sia ben fermo, e questa volta però non tengo tanto eccesso di carta, mi metto qua, l'eccesso lo tolgo. E chiudo ben bene la mia colomba da tutti i lati. Lego insieme il lembo destro ed il lembo sinistro, in modo che poi non si muovano più, così piego, e questo invece lo giro verso il basso. A questo punto prendo il mio nastro e ne prendo una quantità adatta a fare appunto la croce sulla mia colomba. Quindi uno,
giro e due. E giro qua, voilà, sistemo di nuovo tutti i lembetti. E faccio il mio nodino. Perfetto. Nodo. E non faccio fiocco. Lascio cadere i due lembetti così, mentre il fiocco lo faccio con le rafie. Ho preparato quindi una cordata di rafia con dei colori ben cadenzati, uno di blu e di azzurro, che è il più forte, quindi metterò in tono minore, due di giallo e tre di naturale, in modo da armonizzare il tutto, e comincio a girare facendo un bel fiocco largo, cioè facendo una bella rotella larga. Ok, quindi chiudo in mezzo così e con una raffia qualunque lego. Guardate che bello. Sistemo questi pezzi che escono in più, ovviamente devo dargli una resa ordinata, il fiocco sulla colomba. Però guardate, prima di fare questo lavoro prendo un altro pochino di rafia, ma poca, tipo un po' di filini. E adesso lego anche questi ciuffetti così, a mo' di fiocchetti in esubero, al mio fiocco originale. Quindi uno e due, come se fossero le codine del fiocco. Legate le codine, prendo il mio fiocco e lo lego al resto. Quindi faccio un bel nodo attaccandolo al nastro. A questo punto prendiamo i nostri fiocchi e tagliamoli con un po' di garbo, perché così sono un po' troppo bruttini da vedere, no? Un po' disordinatelli da una parte e dall'altra. Il zino piange, ora ci vado, perché il papà più di 5 minuti non lo sa tenere. Allora, e taglio anche questi li taglio così a coda di rondine. Uno. Adesso volevo impreziosire la composizione mettendo anche qualche fiorellino di primavera. Questo guaio. Ah sì, c'è un po' di roba a terra. E allora cosa faccio? Quelli che posso incastrare, io qui ho il gambo troppo lungo, quindi devo potarli e incastrarli nella composizione. Una volta decisa la composizione, con la colla a caldo appiccico i miei elementi decorativi. Brava mamma! Grazie figlio! Ti voglio bene! Anch'io! Ti voglio bene, sai! Figlio! Ah, guardate quanto è bella! E adesso non ci rimane che scrivere un bel pensiero sul bigliettino e introdurlo così al bella, libretto. Mamma. Bello, vero Enzo? Sì! Ecco qua! In questa parte per regalarla, per regalarla completa, così poi la persona leggerà il suo bel bigliettino e gusterà la nostra colomba. Quindi una Pasqua all'insegna del gusto, della delicatezza e della felicità e dell'amicizia. Ora lo sai cosa facciamo? Salutiamo i nostri amici, li lasciamo alle foto, noi ce ne andiamo al parco e con loro invece ci rivediamo dopo. Ciao!
visto che bella la nostra colomba confezionata così, viene tutta un'altra cosa, non è un dolce che portiamo da casa, è un vero e proprio regalo, perché la confezione partecipa del dono, quindi oltre al contenuto gustosissimo anche l'involucro vi farà fare una bellissima figura. A quel punto non è più un voler fare una cosa in casa per risparmiare, perché ahimè molti pensano questo, che quando uno si cimenti a creare qualcosa in casa lo faccia per risparmiare, a quel punto diventa un dedicare del tempo ad una persona. Cioè, solamente un insensibile criticherebbe un dono di questo genere, quindi io sono sicura che farete un gran figurone sia per l'interno che per la confezione. Se è così, lasciatemelo scritto tra i commenti, regalatemi un bel pollice in su e condividete questo video che potrà essere utile a moltissimi vostri amici, credo. Io vi ringrazio sempre per stare con me, vi rinnovo gli auguri di un'ottima e buonissima, dolcissima, armoniosissima preparazione alla Pasqua e noi ci vediamo al prossimo video, che all'occhio e croce credo che sarà domani. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao!